cuore batte ancora forte al pensiero del passaggio sotto la bandiera a scacchi in Viale Venezia con mia figlia Luce di 9 anni sulle ginocchia dopo quasi 1800 chilometri percorsi sulle strade da Brescia a Roma e ritorno a bordo di una Bugatti Type 23 del 1925. È stata una cavalcata emozionante attraverso mezza Italia, accolti ad ogni passaggio dal calore dei nostri connazionali accorsi nelle più famose piazze d'Italia e lungo la corsa più bella del mondo. Se vi piacciono le avventure, mettetevi comodi e sentite qui. Ecco la nostra Mille Miglia. Siamo partiti da Brescia con l'idea di fare una prima esperienza con l'obiettivo di completare la gara senza curarci della classifica. Questo è l'intento del mio pilota omanita Ani Al-Zubair. Dopo essere stata esposta nel museo di famiglia a Muscat per 12 anni, la Bugatti è stata spedita in Inghilterra presso il restauratore specializzato Gentry Restorations per essere preparata ad affrontare le mille miglia di gara. Dall'Oxfordshire, la nostra vecchia signora francese, 94 anni suonati, è arrivata a Brescia lunedì 13 maggio, allestita di tutto punto, con 4 prese USB e 2 da 12 volt, una fila di LED per illuminare l'abitacolo nell'oscurità e tutta la meccanica revisionata e pronta per scatenare i 40 cavalli del suo 4 cilindri a doppia accensione di 1453 centimetri cubici. Prodotto nel giugno del 1925, il telaio di questa Type 23 fu consegnato al concessionario parigino della Bugatti il 2 luglio per essere carrozzato e allestito, secondo le specifiche dell'acquirente. Prima della consegna anche il motore fu sostituito con una versione preparata per le competizioni, prodotto appositamente dalla fabbrica di Mulsanne. Velocità massima 130 orari. Niente male per una Gran Turismo degli anni 20. Ancora oggi la nostra Type 23 riesce a viaggiare ad oltre 115 orari. Il cofano motore si apre ad ali di gabbiano ed è tenuto in posizione da 2 cinghie di cuoio. L'abitacolo è compatto, ma relativamente comodo. Sedili e schienale rivestiti in morbida pelle e tappetino in velluto rosso. Il cruscotto comprende vari quadranti analogici, contagiri, orologio, livello carburante. Solo quest'ultimo funziona e, naturalmente, un piccolo computer con GPS e collegamento alle ruote per avere velocità istantanea, velocità media e distanza percorsa con precisione al metro. Applicato con il velcro anche il Blitz C200 con pulsante esterno ergonomico per affrontare le prove cronometrate. Dietro lo schienale c'è un ampio bagagliaio all'interno della coda. C'è spazio per la ruota di scorta, normalmente montata sulla fiancata sinistra, per i caschi e l'attrezzatura antipioggia. Fondamentale lasciare libero il cofano per garantire un più facile e rapido accesso al vano motore. La guida è a destra, così come la fusolata leva del cambio a 4 marce più retromarcia che rimane all'interno della sottile carrozzeria azzurra, mentre una seconda leva, il freno a mano, è all'esterno. Abituati a guidare auto moderne, bisogna davvero concentrarsi per schiacciare il pedale giusto tra acceleratore e freno, visto che sono in posizione invertita. Di fianco al sedile, sul lato guida, si trova una piccola leva nera che, se tirata, apre gli scarichi, producendo una sinfonia meravigliosa, da usare soltanto nei centri città e quando qualche avventizio sul percorso espone un cartello Sound Check, prova audio, altrimenti pilota e navigatore non riescono a comunicare senza interfono. Una volta scaricata dal camion presso la fiera di Brescia, lunedì 13 comincia la processione per completare le procedure di accettazione, registrazione e verifica. 9 stazioni in cui esibire documenti, ritirare numeri di gara, roadbook e altri materiali e verificare la corrispondenza del veicolo alle specifiche tecniche, fino all'installazione di un segnalatore GPS per sapere dove ci troviamo in ogni momento. Dopo 5 ore di Via Crucis, completate le formalità, siamo pronti a partire per la nostra prima Mille Miglia. Allora, abbiamo fatto tutte le verifiche tecniche, ci è stato installato il GPS, abbiamo applicato correttamente tutti i bolloni dei numeri, siamo pronti a questo punto per la punzonatura in centro a Brescia e poi pronti per questa Mille Miglia 2019. Ultima formalità,
una punzonatura in Piazza della Vittoria, nel centro di Brescia, il mercoledì mattina, 15 maggio, prima del pranzo al Museo della Mille Miglia e della partenza, ma non prima di aver esposto la nostra vettura e ammirato le altre concorrenti nelle strade del centro di Brescia. Ore 14:36, Viale Venezia, Brescia. Allineati dietro una ventina di concorrenti, Ani e io siamo pronti all'avventura della Freccia Rossa. Si parte nel minuto esatto assegnato, 3 vetture ogni minuto. La vettura apripista col numero 1000, guidata dal designer Roberto Giolito, responsabile di FCA Heritage, parte allo scoccare delle 14:30. Qui, con il numero 21, partiamo alle 14:36. Davanti e dietro di noi, altre 3 Bugatti Type 35 da Gran Premio. Al confronto, la nostra Type 23 sembra comoda. Ritirato il foglio di via con le varie prove che ci attendono, partiamo alla volta di Desenzano e poi Sirmione, dove ci aspettano le prime prove cronometrate. Alle 16:01 siamo al via della prima serie di rilevamenti col pulsante del cronometro in mano e una cuffia condivisa per ascoltare il beep degli ultimi 10 secondi durante il conto alla rovescia. Si passa sul pressostato, scatta il secondo countdown programmato e così di seguito fino all'ultimo. Finito il cronometraggio, si prosegue verso Mantova, Ferrara, Comacchio, Ravenna e Cervia Milano Marittima, dove siamo attesi alle ore 22:01. La nostra Bugatti viaggia decisa e senza esitazioni. L'unica vera preoccupazione sono le buche e le cunette, come quelle create dalle radici ai lati delle strade secondarie. Le sospensioni sono a balestra e si balla parecchio. Talvolta ci si sente eiettati dalla vettura e ci si deve aggrappare alla meglio per non volare. Con una mano sulla palpebra del cruscotto e una impegnata a sfogliare il roadbook, arriviamo a destinazione in perfetto orario, stanchi ma felici. Il calore del pubblico ci ha accompagnato lungo gli oltre 320 km della prima giornata di gara. Esausti, dopo una frugale cena, andiamo a dormire a mezzanotte. La sveglia è fissata per le 5. Si parte alle 6:21 in punto dal lungomare di Cervia. Il sole deve ancora sorgere a Cervia e noi siamo già in viaggio verso Roma per la tappa più lunga, 570 km. Ci dirigiamo verso Senigallia passando da Urbino. Ed è proprio dopo aver attraversato il capoluogo marchigiano, patrimonio UNESCO dell'umanità, che cominciano i problemi di alimentazione alla nostra Bugatti, nei pressi di Corinaldo. Prima perde qualche colpo, poi si ammutolisce e siamo costretti a fermarci sul ciglio della provinciale 14, nel viottolo di accesso di una villetta. Fortunatamente la nostra auto di supporto è a pochi metri sulle nostre tracce e qualche minuto dopo Richard e Simon sono al lavoro per rimetterci in gara. La benzina non arriva al motore e quindi l'ingegnere e il meccanico di Gentry Restorations provano a cambiare il filtro, ma non basta. Prevedendo possibili problemi alla pompa della benzina, ne avevano installata una di riserva da mettere in funzione in caso di necessità, senza perdere troppo tempo. Attivata la nuova pompa, il motore riparte e sembra girare regolare. Possiamo ripartire alla volta di Senigallia, Fabriano, Assisi e Perugia.
poco prima del capoluogo umbro siamo costretti a fermarci di nuovo con lo stesso problema. La benzina non arriva al motore. Cambio filtro di nuovo e una bella soffiata nel serbatoio. E si riparte. Nonostante la preventiva pulizia del serbatoio effettuata in Inghilterra, qualche residuo deve essere rimasto incrostato sulle pareti, salvo staccarsi dopo le sollecitazioni delle ultime ore e dei ripetuti rifornimenti, un pieno ogni 200-230 km. Abbiamo perso circa 2 ore, troppo tempo per pensare di arrivare a Roma in un anno. Decidiamo di dirigerci direttamente verso la capitale, saltando le prove cronometrate per timbrare alle 20:36 come da programma. Ogni sogno di gloria è sfumato, inutile sperare in un posto dignitoso in classifica. Dalla posizione 235 alle 10 del mattino finiremo in 397esima posizione a Roma. La scommessa ora è riuscire a tornare a Brescia. L'emozione di attraversare la città eterna al crepuscolo a bordo di un pezzo di storia dell'automobile è un tuffo al cuore. Il calore dei romani ci riscalda in questa serata fredda di un maggio che sembra gennaio e ci consola per il magro bottino di punti di questa seconda giornata. Venerdì 17 maggio, ore 6:36. Siamo pronti a ripartire dopo poche ore di sonno, con 2 passi appenninici, 49 prove cronometrate e altre 3 di media, per un totale di circa 15 ore di guida in programma per arrivare in Piazza Maggiore a Bologna. Incrociamo le dita per l'affidabilità e ci mettiamo in marcia sulle prime luci dell'alba, alla volta di Viterbo e Radicofani. Tra un cronometro e una prova di media arriviamo a Siena. Ciao. Piazza del Campo ci accoglie con un pubblico che neanche il palio. Tappeti verdi segnano la piazza a conchiglia incorniciata da appassionati che sventolano bandierine biancorosse, applaudono, mostrano il pollice in su e ti danno il 5. Parcheggiamo la nostra Bugatti tra le prime auto arrivate in perfetto orario e riusciamo anche a pranzare a base di ribollita, pappa al pomodoro, finocchiona e panforte di Siena. Ci scappa pure una pennichella. Passati dal centro di Vinci per ricordare i 500 anni dalla morte di Leonardo, timbriamo visita a Montecatini e a Firenze, per poi cominciare l'ascesa verso il passo della Futa e della Raticosa. A Pratolino, altro stop forzato. Il filtro della benzina si è intasato di nuovo. Lo cambiamo e spurghiamo nuovamente tutta la linea di alimentazione che porta dal serbatoio al motore e ripartiamo. Evidentemente i tanti anni trascorsi a far bella mostra nel museo di famiglia hanno creato delle incrostazioni all'interno del serbatoio che soltanto ora si stanno sbriciolando, compromettendo l'alimentazione. Abbiamo perso un po' di tempo, ma riusciamo ad arrivare puntuali in Piazza Maggiore, a Bologna, dove ci attende un folto pubblico accorso in questa serata tiepida d'inizio estate. Parcheggiamo in piazza per cenare nel loggione del Palazzo del Podestà. Mortadella, la Bologna, come la chiamano qui, cappelletti in brodo, lasagne e cotoletta alla bolognese. La pelle del viso scotta e le labbra bruciano. Senza rendercene conto ci siamo quasi ustionati.
Il sole ci ha baciati per quasi tutta la giornata, tranne che sui bassi dell'Appennino Tosco Emiliano, freddi e nebbiosi. Andiamo a dormire guardando le previsioni per l'ultima tappa, che non promettono nulla di buono. Bologna, partenza umida per fortuna, non proprio bagnata. Per il momento, incrociamo le dita, non piove, è tutto umido, però noi ci siamo. Ore 6:58, partenza 7:06. A dopo! Fortunatamente il cielo si apre timidamente a pochi minuti dal via. Modena, Reggio Emilia, Langhirano e Parma. Riusciamo a completare le ultime cronometro e metterci in viaggio verso Brescia. Dopo il pranzo a Palazzo Ducale di Parma, il motore si ammutolisce, di nuovo, proprio alla rotonda del Fidenza Village. Cerchiamo riparo dalla pioggia battente sotto la pensilina dell'autobus, arrivando a spinta, ma veniamo gentilmente invitati a spostare l'auto per consentire agli autobus di scaricare i passeggeri. Ci concedono un paio di ombrelli, quanto basta per non far inzuppare i meccanici al lavoro sotto l'auto. Questa volta il problema è più grave e Brescia sembra molto più lontana rispetto ai 100 km riportati sul navigatore. Il tempo non manca, ma dopo un'ora siamo ancora fermi. Passa ancora mezz'ora, i meccanici provano il tutto per tutto. Cambiano di nuovo la pompa della benzina e la macchina finalmente riparte, ma non gira bene come prima. Meglio non superare gli 80 all'ora, altrimenti rischiamo di fermarci un'altra volta. Per arrivare a Brescia alle 16:06 dobbiamo sbrigarci. Possiamo passare da Cremona, ma poi siamo costretti a prendere l'autostrada per arrivare all'ultimo controllo orario con 5 minuti di ritardo. Fortunatamente, il primo gruppo di vetture che ha timbrato l'ultimo controllo orario non è ancora partito alla volta di Viale Venezia, dove ci attende la bandiera a scacchi. Partiamo in carovana con la polizia a scortarci, fermando il traffico mentre attraversiamo il luogo dove tutto ebbe inizio appena 3 giorni prima. Qualche rallentamento fa ribollire l'acqua nel radiatore. Mentre siamo incolonnati in attesa del nostro turno per salire sulla pedana d'onore, meglio spegnere il motore. Fortunatamente ha smesso di piovere e possiamo presentarci sul traguardo senza casco e tuta antipioggia. L'accoglienza del pubblico bresciano è calorosa. Comprendiamo di aver compiuto una vera impresa. Ad aspettarci, anche la mia Luce, con la mamma e la nonna tra il pubblico. Chiedo e ottengo di poterla far salire a bordo con noi per prendere la bandiera a scacchi. Un'emozione che ripaga tanta fatica, sole, acqua e poco sonno. Chi c'è qua? All'arrivo della Mille Miglia? Ma guarda che bello! Raccogliamo il riconoscimento per aver compiuto i 1800 km nei tempi previsti, una medaglia e una bottiglia di rosso a tiratura limitata. Luce si diverte un mondo in braccio a papà su questa macchina così inconsueta, ma che tanto le piace, mentre compiamo gli ultimi chilometri verso la fiera di Brescia, dove ci attende il camion che riporterà la Bugatti in Inghilterra. Peccato non ci siano le cinture di sicurezza, mi confessa incuriosita. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Centrato l'obiettivo di compiere tutti e 1800 km di questa Mille Miglia 2019 in 4 giorni di guida, 40 ore al volante, attraversando 200 comuni e 7 regioni. Certo, dopo 16 controlli orari, 112 prove cronometrate, 7 a media imposta e 28 controlli a timbro, la classifica finale è impietosa. 336esimi su 361 giunti al traguardo, quasi 70 di ritirata. Poco importa. Ci siamo divertiti, esaltati, emozionati. Abbiamo vissuto 4 giorni davvero speciali. Resta l'impresa e l'orgoglio di avercela fatta. Appuntamento al prossimo anno per la 38esima edizione della rievocazione storica della Mille Miglia con una promessa: fare meglio.